Ciao ragazzi, ben ritrovati nuovamente sul canale YouTube Ex Equitalia per questa nuova View and Review. Chiedo scusa se è passato un po' di tempo dall'ultima recensione che abbiamo fatto, ma siamo stati un po' impegnati, c'è stato un anno di mezzo, quindi non abbiamo potuto dedicare troppo tempo a questa playlist. Adesso, come risposta a qualcuno sui commenti, questa settimana faremo uscire 4 nuove recensioni e dopodiché, dopo le feste, insomma dopo Natale, cercheremo di far uscire queste recensioni in modo cadenzato, quindi dell'ordine di una recensione a settimana. Ok, oggi vi presento la CVR, che è una carabina. Questa è una novità di Battlefield 4, ovvero ci sono, come sapete, tre gruppi di armi, che sono le carabine, i fucili a pompa e i DMR, cioè sarebbero i fucili da cecchino semiautomatici, che sono tre gruppi di armi che si sbloccano facendo dei punti con delle classi. E sono dei gruppi di armi aperti a tutte le classi, quindi una volta sbloccate le potete utilizzare con tutte le classi, quindi con l'assalto, con il supporto, con il recon e col geniere. Per sbloccare la classe di armi carabine dovete fare dei punti, non molti per la verità, con il geniere. Dopodiché, una volta sbloccata la prima carabina, che è la K5C se non vado errato, per sbloccare le successive dovrete fare punti con le carabine. Allora, la CVR è una delle migliori, se non la migliore carabina presente nel gioco. Ha successo, sta avendo successo sia in fan ma anche in competitivo, viene utilizzata spesso, cioè spesso no, ma insomma a volte nelle sessioni competitive dai player che fanno infantry. E perché è una delle migliori? Beh, intanto è la carabina che ha il fire rate più alto tra tutte, e infatti è un fire rate elevato, parliamo di 880 rpm. Però rimane comunque, nonostante il fire rate, abbastanza gestibile, soprattutto a corto raggio. Poi, per quanto riguarda le altre statistiche, vabbè, un danno massimo short range di 25, un danno minimo a 50 metri di 15,4 e il solito caricatore da 30 colpi e 31 se avete il conto in canna. Allora, vediamo se riesco a darvi qualche dritta per fraggare il più possibile in fan con quest'arma. Allora, io vi presenterò due loadout di quest'arma, tra l'altro molto simili. Uno, il primo, che prevede l'utilizzo esclusivo del grip angolato, quindi dell'angolata, la canna liscia, o se volete metterci il promoncino, tanto lo sapete, non influisce né sullo spread né sul recoil. Mentre la seconda, il secondo loadout che vi consiglio, è quello che io preferisco, è usare il grip angolato più il compensatore, che ricordo, ho già detto in passato, ma il ricompensatore è un oggetto che si monta sulla canna, va ad aumentare lo spread, però diminuisce il recoil, soprattutto esclusivamente in direzione orizzontale. E qui la CVR, da questo punto di vista, è abbastanza rognosetto, perché ahimè strappa parecchio lateralmente, soprattutto a sinistra. Infatti noterete anche dalle clip, o comunque se provate ad andare in fan a utilizzare con il primo loadout che vi ho consigliato, cioè con solamente l'angolata, e quando andate a fare raffiche un po' più lunghe l'arma vi strapperà a sinistra. Col compensatore, avete meno questo problema, però non potete fare raffiche troppo lunghe, quindi poi quando dovete sparare da lontano dovete veramente rimanere nell'ordine dell'uno o due colpi, tre massimo proprio. Quindi a mio avviso la soluzione migliore è proprio questa, cioè ovvero quella di utilizzare l'angolata insieme al compensatore e di fare raffiche estremamente brevi da lontano. In questo modo, se padroneggiate bene la tecnica, riuscirete a killare anche a distanze siderali. Da vicino la sostanza cambia poco, perché l'arma è forte in ogni caso, sia col compensatore che senza. Altre cose da dire sulla CVR, o più in generale se volete sulle carabine, è un po' quello che le caratterizzano, cioè ovvero, se notate dalle clip, magari proprio nelle primissime clip che ho messo nel video, queste armi sono molto forti nel fuoco non mirato, quindi in hipfire. Sono davvero forti perché hanno un reticolo di mira più stretto e quindi hanno uno spread inferiore, sono più precise. E oltre, abbinano quasi sempre, quasi tutte le carabine che ci sono, un fire rate comunque alto. Il contro, diciamo, delle carabine rispetto ad esempio al fucile d'assalto è la portata. Infatti avete notato dalle caratteristiche, dalle statistiche dell'arma precedentemente elencate, che queste armi fanno in linea generale, a parte le ACE 52 CQB, che quella è la nostra tutta sua, fanno 15,4 di danno come danno minimo, quindi da lontano fanno meno danno ai fucili d'assalto, e questo è il motivo, se volete, per cui poi i player che giocano infantry 5v5 solitamente poi nella maggior parte delle mappe vanno a scegliere un fucile d'assalto, perché comunque
fare danno da lontano è fondamentale. Bene, anche per questa Weibo Review è tutto, ci si vede alla prossima, un saluto da parte Exequ Italia, ciao!